Benvenuti a Ballonata BC Istruzioni. Ho preparato già la base del nostro braccialetto. La base è sempre la stessa, è identica a quella del braccialetto Uomo Ragno. Oltre alla base ho preso un palloncino 5 pollici, gonfiato a circa 6 dita, preparando una piccola pallina posteriore che dovrò andare a fissare in questa zona tra queste due torsioni ad orecchio. Andiamo a farlo subito. La fissiamo in questo modo e andiamo poi a fissare l'altra estremità nelle altre due torsioni ad orecchio. Questa sarà la casa della nostra lumaca. A parte ho già preparato due torsioni ad orecchie bianche con una parte di spezzone molto lungo perché poi ci servirà in seguito, e con un palloncino 160 ho già preparato quelle che saranno le antenne della nostra lumaca. Palloncino 260 color fucsia lasciato sgonfio per circa 8 dita. Due palline di 2 dita. Giriamo le due palle insieme, passiamo il nodo all'interno e facciamo una torsione d'orecchio. Prendiamo le due torsioni ad orecchio color bianco che avevamo precedentemente preparato, le appoggiamo davanti alle altre e giriamo lasciando la parte in eccedenza nella parte inferiore. Facciamo una pallina di un dito, due bolle di 3 dita, lasciamole morbide, blocchiamo il tutto. Facciamo una torsione ad orecchio. Posizioniamo tutto bolla di 4 dita, lasciamola molto ma molto morbida, andiamo a chiuderla davanti alle altre due torsioni. Spostiamo il palloncino lateralmente e lo passiamo intorno a questa bolla. Mettiamo leggermente, quando arriviamo a questa altezza chiudiamo e blocchiamo il palloncino sulle altre bolle. Mettiamo nella parte inferiore e teniamo la nostra figura facendo ruotare queste due torsioni ad orecchio. In modo di posizionare in questo modo gli occhi frontalmente. Questa è la testa della nostra lumaca. Prendiamo ora il braccialetto, andiamo a calcolare la lunghezza del collo, lasciamo un po' sgonfio. Consideriamo che circa 5 dita possono andare bene, facciamo una bolla e una piccola torsione ad orecchio.
togliamo la parte in eccesso, ma non la buttiamo in quanto ci servirà per poi fare la parte finale della lumaca. Facciamo un nodo. Andiamo ora ad ammarrare tutto nelle due torsioni ad orecchio. Posizioniamo in questo modo le due torsioni verticali, la nostra, lo stesso colore del collo, in modo orizzontale. Con lo spezzone e il palloncino rimasto andiamo a preparare una bolla con questa torsione e la andiamo ad ammarrare nella parte posteriore. Prendiamo il palloncino 160 con il quale abbiamo preparato le antenne e le andiamo a passare al di sotto degli occhi. Tiriamo verso l'alto, sistemiamo un po' la nostra figura. Pennarello andremo a terminare il nostro braccialetto lumaca. Iniziamo dagli occhi . Questo è il braccialetto terminato. Ciao, alla prossima!